Ciao Claudio, benvenuto nuovamente in questo canale. E, senti, io rimango veramente basito. Se l'altro giorno nel video ti avevo detto che volevo dare un po' il beneficio del dubbio, oggi io ti dico, sto scoppiando, mi vedresti fumare le orecchie come nei cartoni animati dei Looney Tunes. E veramente io sono arrivato al momento del commisso vattene, hashtag commisso app, non ce la faccio più. Anche oggi una conferenza stampa di una boria incredibile dove la Fiorentina non sbaglia mai, ma sbagliano sempre gli altri. Lui nella persona sua non sbaglia mai, sempre nel giusto, il paladino della giustizia, il duro, il bulletto che anzi, l'antibullo che diciamo riesce a ribellarsi ai bulli che sarebbero i procuratori, questi cattivoni che chiedono le commissioni, e quindi insomma non ha detto nulla di diverso delle altre, se non che forse Torreira è ancora aperta, però non è detto, perché comunque lui ha litigato, comunque ha discusso con il procuratore e non ha nemmeno detto se Italiano rimane veramente. Quindi io sono rimasto molto perplesso e arrabbiato. Sì, io sono abbastanza sconcertato, anche se non sorpreso, perché non mi aspettavo molto di diverso. Insomma, il personaggio l'abbiamo conosciuto in questi 3 anni, lui insomma, è un infallibile, no? Insomma, nel mondo del calcio. Quindi sappiamo che naturalmente tutto ciò che gira intorno alla Fiorentina è il male, no? È il negativo. Siamo Siamo fortunati ad buoni solo avere noi. un club che ci ha portato al settimo posto, che è un risultato secondo me ottimale, ottimale soprattutto per quanto riguarda i meriti della squadra e di Italiano, che ha costruito praticamente, insomma, da zero. Insomma, ha preso una squadra che era arrivata 16esima, 17esima, come era arrivata, insomma, l'anno scorso, aveva fatto 40 14esimo. punti, ne ha fatti 22 in più, e questa è una sottolineatura giusta, li ha fatti nonostante una cessione pesantissima che c'è stata a gennaio, e che insomma il presidente vede come ininfluente, quindi insomma già questo la dice un po' lunga. E per il Non ti resto, trattenere, io sinceramente, come ti ho no, detto no, ma prima, non ti trattenere. penso sia ancora legittimo e lecito esprimere la propria opinione, anche se a qualcuno magari non piace, però insomma, tanto i giustificazionisti e i cosiddetti terrapiattisti del tifo, insomma, così come in tutti gli ambiti I ci saranno sempre, quindi tuttaposte, o i vabbenisti, sì, insomma. tutto a posters, esatto. Esisteranno sempre, quindi insomma, affari loro, però i contenuti di oggi sono quelli sostanzialmente delle altre uscite. Di calcio non si parla mai, si parla solo di soldi. Mi pare di aver sentito parlare anche del fatturato della Coiopelli. Insomma, siamo scesi, no? Nella graduatoria dalla Serie A, che si sia ripercorso un po' tutte le società italiane iscritte alla Sì. FIGC, quindi un excursus molto interessante, devo dire, molto attinente con le questioni viola. E il problema sono sempre i soldi, insomma, questo dovremmo averlo capito. E Anche se lui aveva detto i soldi non niente, sono il poi problema, eh. sì, no, certo, lui lo disse la prima volta, è vero, anche chi naturalmente contestualizza la frase dicendo che lui l'aveva legata alla questione delle infrastrutture, perché probabilmente con lo stadio la Fiorentina avrebbe avuto, o magari appunto in futuro più che altro, perché comunque anche nell'ipotesi più ottimistica, magari lo stadio nuovo, il nuovo Franchi, sarebbe stato pronto più o meno per quest'anno o l'anno prossimo, quindi avrebbe avuto magari un incremento di fatturato. Nulla toglie queste resti in ostime, e che soprattutto se dentro lo stadio non ci metti niente, cioè il discorso che mi fa impazzire poi è che uno può parlare di infrastrutture quanto vuole, ma se non entra nel circolo virtuoso inteso come competizioni europee che contano, e per carità anche la Conference può essere un modo per entrarci, quindi da quel punto di vista uno può lasciare anche un certo tipo di curiosità per quello che verrà fatto, anche se non ci sono chiaramente guadagni della Champions. Però se uno non entra nel circolo virtuoso, insomma, è difficile che lo stadio ti porti, ti trascini. Deve essere un po' in realtà la squadra che già va bene poi a stimolare quello che è il surplus economico che ti garantisce l'infrastruttura. Chiaramente te la garantisce con le partite importanti, con
le coppe importanti, con ovviamente l'appeal della squadra che cresce. Tutto questo lo si raggiunge con il risultato del campo. Secondo me l'impostazione di base di Commisso è totalmente l'opposta, cioè prima l'infrastruttura, poi se va bene il risultato sportivo. Mi pare che a questo punto, dopo 3 anni, il risultato sportivo sia nettamente in secondo, terzo o quarto piano. Non sappiamo se resta Torreira, non sappiamo con certezza se resta Italiano. Sì, ma voglio dire, cioè, quando un presidente ti dice ah boh, Italiano, manca poco, diceva non so chi è, chiedete a Pradè, non so cosa ha detto di preciso, cioè, non lo so. Io l'altra sera ho sentito il figlio di Percassi a Sky dopo la partita con l'Empoli, no? che ci ha aiutato, certo, anche ad andare in Conference League, dire che Gasperini rimarrà sicuramente, insomma, cioè, mi pare quantomeno una presa di posizione che abbia attinenza con la parte sportiva. Insomma, si parla di Gasperini, si parla di un personaggio che naturalmente all'Atalanta ha portato tantissimo questi 5 anni, per quanto possa essere antipatico. Quindi questo tipo di considerazioni da commesso non arrivano mai, lui di mercato non parla mai, e queste sono tutte recidive, perché è sempre stato così il suo approccio. Lui parla di fatturati, parla dei numeri degli altri, parla di quanto sbagliano gli altri, di quanto è furbo lui. Io sono letteralmente decollato. Paragone con il Milan. Ho sentito il paragone con il Milan. Ragazzi, qui si sta parlando di un club che si è tenuto, sì, i giocatori lasciandoli andare via a parametro zero, senza creargli il caos che lui, Gio Barone, con la complicità dello stesso Vlahovic e della gente, hanno creato. Cioè, quindi loro possibilmente hanno gettato benzina sul fuoco, mettendo, se vogliamo, anche in difficoltà il giocatore o in difficoltà anche l'allenatore. Ci sono state magari la famosa partita di Venezia, che era immediatamente successiva allo sfogo e all'esplosione di Commisso, forse un pochino inciso quella cosa, non ci sarà mai la controprova, però diciamo che poi Vlahovic se l'è cavata anche piuttosto bene, ma poteva andare anche molto peggio, potevano fargli 17 gol in un girone. Ecco, Milan, i giocatori se li ha tenuti, che sì, andrà via zero come Çalhanoğlu e Donnarumma, però che si ha fatto gol nell'ultima campionata. Sanchez, comprano Botman, capito? Comprano Ha preso Maignan, cioè, c'è ovviamente una certa competenza, c'è anche un fatturato più alto, e questo va detto inevitabilmente, perché però il fatturato più alto nasce oltre che dalla società Milan, che è più grande di suo, ha più contorno, più seguito, dai, della Fiorentina. Maggiore. Storia, cioè, chiaramente su un altro livello. Soprattutto il bacino d'utenza. Il bacino d'utenza, certo. Però è tornato in Champions League, usa San Siro, non è che usi un'infrastruttura nuova, poi San Siro è già più nuovo del Franchi, per carità. Certo. Però, questo per dire, non si può mettere il risultato sportivo come accessorio quando ti compri una squadra di calcio, perché nessun dottore ti ha ordinato di comprare una squadra di calcio, quindi andrebbe gestita pensando anche al lato sportivo, che non mi pare sia la priorità, ripeto. Poi appunto d'Italiano non sappiamo con certezza se rimane, per ora c'è stato questo incontro interlocutorio che credo si debbano rivedere a inizio giugno, però io ricordo che con lo stesso Gattuso c'era stato comunque un accordo, c'era stato l'annuncio d'altra parte, quindi Gattuso era passato dalla Park, sì, dal centro sportivo. Poi dopo 20 giorni scoppiò il caos. Ora io magari con l'Italiano non succede, e ci auguriamo che non succeda uguale, però ecco, poi non andiamo a dire che l'Italiano è cattivo, l'Italiano è nemico di Firenze, non le diciamo queste cose, perché poi a un certo punto c'è anche un limite per rendersi ridicoli. Quindi l'Italiano si va via, verrà dichiarato nemico pubblico numero uno di Firenze. Certo, come Torreira cattivone che non rimane, capito? Torreira cattivo, il procuratore di Torreira cattivo. Peraltro la grossa differenza sul caso Torreira è che sono uscite le cifre, e questo rende l'elemento zero interpretabile, quello come dicevamo nel video di un paio di giorni fa. Qui si parla di cifre, sono state confermate, peraltro addirittura oggi sono uscite anche le cifre della commissione, si parla di 5-10% sul costo del cartellino, sono 15 milioni, 5% sono 750 mila euro e 10% 1,5 milioni. Quindi chiaramente sono alte, non sono alte, io penso che su Cocorin e Callejon ce ne siano state di analoghe, allora perché di più addirittura. Perché andavano bene quelle? C'era da fare, non lo so,
c'era da curare determinati rapporti sul mercato. In ogni caso non c'era da fare il bene tecnico della Fiorentina, cioè questo che poi fa impazzire, no? Ribéry, primo anno, americanata, presentazione in pompa magna, 4 milioni all'anno per 2 anni, cioè ragazzi, cioè, ma di cosa si ragiona? Cioè Torreira ha dimostrato sul campo, poi ho letto anche gente sminuire l'importanza di Torreira, io per questi non ho veramente, non ho soluzione, cioè mi fanno un po' tenerezza, fanno compassione. La no, la gente è l'uva. Si comprerà qualcuno meglio, ma dove lo trovi a quelle cifre qualcuno meglio? Sì, questo infatti è un altro aspetto, ma soprattutto chi sminuisce l'importanza di Torreira, dopo che l'italiano, c'è addirittura chi dice, ma magari l'italiano ha chiesto un altro, non lo vuole, ha detto 2 settimane fa che è imprescindibile, cioè gli ha fatto un ode sostanzialmente, esatto. Cosa ti deve dire italiano di più? No, deve venire a scrivere sotto casa con lo spray, sulla strada? Certo. Quindi Torreira, cifre secondo me fatte benissimo, molto più che fattibili, direi anche scontate, anche perché Brozovic a quelle cifre non lo compri. Mi pare che Torreira sia forse il regista dopo Brozovic, Tonali e Bennacer il migliore in Italia, forse. Sì, sono d'accordo, e tant'è vero che credo che su di lui poi possano esserci anche delle altre squadre italiane, anche magari di livello europeo, insomma, quindi tra le prime. Io ho sentito parlare di squadre che fa la Champions League, ho sentito parlare. Sì, no, infatti il discorso è un po' quello. Ragazzi, cioè, se lo perdiamo a vantaggio di quella squadra lì, cosa che ho già letto, ad esempio, cioè, ditemi voi come la faccenda può essere presentata con la striscia non colorata. Sì, quella che poi... Avevo letto invece lo voleva in Napoli, per Lucianone lo voleva. Può darsi, io, cioè, sinceramente, tolto appunto Brozovic, lo vedo titolare in tutte le prime quattro, forse al Milan, che comunque a Bennacer, a Tonali, ora magari perde che sì, quindi sai, arriva Renato Sanchez, che però ha un altro ruolo, ecco. Sì, giocatore un po' più offensivo forse, però Torreira nelle rotazioni al Milan ce lo vedrei comunque bene, ce lo vedrei benissimo al Napoli e anche alla Juve stessa, che è un centrocampo quest'anno però mediocre, insomma. La Juve regista ce l'aveva e Allegri non lo usa mai. Sì, però Torreira, esatto, però Arthur forse è un po' più tecnico, almeno un'interdizione. Poi Torreira lo vedo più di impatto rispetto a Arthur, poi ha fatto 5 gol, cioè, ma comunque centrocampisti fanno 5 gol. Ad esempio, qui siamo a osannare Castrovilli che l'ultimo anno e mezzo gol non l'ha mai fatto, è stato anche molto infortunato. Torreira invece è un giocatore che ha garantito anche numeri. Mi fa anche un po' sorridere, mi facevano sorridere ieri quelli che leggevo che pretendevano, che insomma esigevano di sentire l'altra campana sulla questione Torreira, perché sai, aveva parlato il procuratore, quindi mancava il contraddittorio, no? E quindi insomma, è inevitabile che poi cioè, l'altra campana abbia ovviamente fatto il suo gioco, portato l'acqua al suo mulino e detto che sostanzialmente la colpa è del procuratore, ma non che ci fossero molti dubbi su questo, insomma, non serviva essere Nostradamus per prevederlo, però questa è una costante. Quindi allora proviamo a guardare, no, il dito senza guardare la luna. Allora, il commesso vuol fare, ce l'ha con i procuratori, va bene, cioè, questo l'abbiamo capito, non gli va giù che per comprare un giocatore ci si anda a pagare delle commissioni. Allora, pensare di poter cancellare da soli questa dinamica è totalmente folle, ok? Questo l'abbiamo detto. Nonostante lui lo smentisca, a quanto pare, insomma, dalle immagini che girano, lui con Infantino ci ha parlato dal vivo, quindi anche questa non l'ho capita perché sia stata smentita, ma comunque lui con Infantino ci ha parlato, e quindi, per carità... È stata smentita quella di Infantino? Lui ha detto di non aver mai parlato con Infantino oppure di non aver visto Infantino. Ma se c'è le foto? C'è una foto dove loro sono a cena. Magari era del 2018, che ti devo dire, però comunque lui con Infantino ci ha parlato, quindi magari ci aveva parlato anche dei procuratori da debellare, però mi pare un pochino una lotta ai mulini a vento e soprattutto autolesionismo,
togliersi la possibilità di prendere determinati giocatori anche quando la commissione è bassa, come in questo caso, solamente per il principio di dire: io sono quello che ce l'ha più duro di tutti, mi accanisco e non concedo niente, con me ce l'hanno persa, non gliela do vinta, cioè, ma cosa ci ha guadagnato? Forse che miri tutto fuorché al bene tecnico e tutto fuorché al bene di te stesso che lo fai, cioè, ma cosa? Io veramente, guarda, cioè, talmente folle pensare queste cose che resto senza parole a metà del discorso. Come hai scritto te, alla fine dategli ragione, è talmente folle, dategli ragione a questo punto. Come ho visto, no, talmente folle non l'ho scritto, posto. Però ho detto gli venga data ragione, tanto mi pare che non ci sia margine di ragionamento. Quindi, certo. Io poi... non dicevo la verità del folle ha commisso, ma al suo ragionamento, diciamo. Sì, sì, certo, ragionamento folle. Poi, per quanto riguarda il sostegno, lui è convinto di avere l'85% di sostegno, io non credo, perché lui continua a citare, perché nella recidiva delle cose che dice c'è un famoso sondaggio di forse dopo gennaio, dopo cessione Vlahovic, dove questo fantomatico 85% aveva dato ragione alla cessione. Se lui è contento così, a parte non mi risulta, insomma, leggendo un po' non mi risulta nemmeno a me qua e là, io penso si sia più sull'opposto, però se lui è convinto così, ma io oggi ho visto commenti online dove anche i più adempienti al commissianesimo, tra virgolette, lo dico in maniera sarcastica, erano molto increduli e stavano aprendo gli occhi, ecco, diciamo. Sì, buongiorno, mi verrebbe da dirgli, comunque, a parte infatti, questo... Non tardi mai, No, poi per carità, uno il beneficio del dubbio ci sta anche di darlo per un certo periodo di tempo, però mi pare che si siano sommate tutta una serie di situazioni, a me dalla conferma di Iachini nel 2020, dove non si volle pagare un allenatore vero perché ce n'erano già due al libro paga, cioè che vogliamo dire? Cioè poi arrivano i fenomeni a dire perché con i soldi degli altri si ragiona bene, però i soldi degli altri non gliela ordinano nessuno di metterli sulla Fiorentina, esatto, a lui, per cui compri una squadra di calcio, perché devi sprecare una stagione tenendo Iachini? Perché poi questo è stato fatto, oltre al fatto che anche oggi abbiamo dovuto risentire il nome di Iachini, a me questa mi sembra un'ulteriore cosa. Però detto, nella vita ci sono tre cose sicure: la morte, le tasse e commisso che cita Iachini in conferenza stampa. Peraltro senza mai citare Prandelli, che è il principale artefice della grande plusvalenza e dell'ottimo lavoro fatto a gennaio. Esatto. Che peraltro lo stesso Vlahovic cita invece di continuo, a differenza di commisso, perché sarà per Iachini e per commisso noi si faceva la stagione alternando Kwame Cutrone, Vlahovic, Kwame Cutrone e via andare. E si faceva. Forse avremmo se rimaneva Iachini, forse avremmo dato un prestito Vlahovic. Può darsi, insomma, io non credo sarebbe esploso allo stesso modo. Poi, no. Diciamo, io, per me non era un bidone Vlahovic. No, anche secondo me non era un bidone. Ho sempre scritto che era un giocatore che aveva dei colpi e che per forza di cose in qualche modo doveva farlo vedere, però lo penso anche di Sottil, e nonostante questo Sottil non sta dimostrando, o almeno lo dimostra molto di rado, quindi non necessariamente il fatto che non abbia colpi è significativo, però dire bidone, insomma, bidone lo puoi dire, non lo so, a Dante Silva, Caldamesh, gente che ha dimostrato di non essere la categoria. Cioè, bidone è un'altra cosa, poi anche lì, tanto da bidone a osannarlo, a poi incazzarsi perché non gli è stato rinnovato il contratto, tanto è volta Gabbana, è volta Gabbanesimo, va di moda, no? Tanto i social non sanno memoria. Anche al Tanque Silva io rallenterò a dare di bidone, perché poi gente tipo Tanque Silva e Martin Palermo in Argentina hanno fatto miliardi di gol. Sì, sono quelli che hanno fallito. Erano adatti al calcio sudamericano e quindi a livello un po' più basso. E quindi, per carità, bidoni per quanto riguarda il livello italiano, insomma. Però certo. C'era chi lo dava a Vlahovic, cioè così, con nonchalance, però insomma, senza l'avvento di Prandelli, senza che Vlahovic venisse fatto giocare per 8-10 partite di fila, difficilmente poi lui avrebbe avuto quell'esplosione, e io non so poi come sarebbe finita la stagione, perché poi prospettiva di retrocedere, se Vlahovic non esplodeva
era molto concreta, gli si è scherzato molto col fuoco, non si è preso nessuno, si è preso i Kokorin a gennaio, cioè loro o sanno e parlano facendo finta di nulla, oppure non sanno neanche quanto hanno rischiato e quanto gli è andata di lusso. Quindi il fatto così. Che non gli, se, il fatto addirittura sembra che non gli importi se rimangano italiano, mi fa pensare che se italiano veramente va via o lo mandano via, che si possa veramente rilottare per la per non retrocedere, se qualsiasi altro allenatore non è preparato, ci prendono uno Iachini qualsiasi, tanto perché non vedono la differenza tra un buon manico e un manico difettoso, capito? Non lo so, su italiano, come ti ho detto, non è, secondo me non è ancora definita la vicenda. Spero naturalmente che poi italiano venga convinto e che poi alle parole vengano fatti seguire i fatti. Spero anche però che qualora dovesse esserci qualche promessa non mantenuta o qualche, non so, insomma, qualche malinteso, poi l'italiano abbia il coraggio comunque di imporsi poi o di esporli, anche, o eventualmente la dignità anche di farsi da parte qualora ci fossero, certo, situazioni inaccettabili. Naturalmente ad oggi non c'è quel tipo di situazione, però insomma, abbiamo visto Gattuso, dopo quello che andando a chiudere questo, perché anche perché doveva essere un rincalzo al video precedente, invece ci siamo dilungati ancora di più, giustamente c'è da dilungarsi. Sul discorso dei 50 milioni che dovrebbero arrivare dalle cessioni, che ne dovevano essere 150, ma tra spese già fatte tutto, 50 milioni in 4 anni, a me ragazzi mi prende male, si parla di una quindicina di milioni per questo mercato, poi 15 per il prossimo e 15 ancora per quello dopo, insomma io non cioè, che garanzie gli dà italiano con 15 milioni in un mercato? No, infatti non lo so, poi non saprei chi potrebbe essere, quale potrebbe essere il budget vero. Praticamente tutti i prestiti e un acquisto comunque parametri zero, ecco, infatti parametri zero, su Belotti, perché è un parametro zero che può permettere di dargli Belotti di dargli l'ingaggio, se non vuoi spendere tanto nemmeno sugli ingaggi, parametri zero hanno quel vantaggio lì, non li paghi, però c'è l'ingaggio e penso anche un pochino di commissione. E questo d'altra parte è il mondo dove lui ha deciso di entrare, cioè esatto, ci sono delle storture, per carità, però non si può con questo decidere di farsi le regole proprie, giocare solo con le regole proprie, come se, non lo so, comincia il campionato e la Fiorentina dice se a noi quando fanno con gli altri si esce dal campo per protesta, e non funziona. Io non gioco più, non gioco più. Non ti va bene quella regola, ok, fai il possibile per cambiarla, però non è che puoi penalizzare la tua squadra solamente per questa ripicca, cioè basta. Cioè, a me non me ne frega della ripicca. Se per Vlahovic lui veramente non ci vuole arrivare alla Fiorentina, ma Torreira ha dimostrato più volte anche ora, in questi giorni, che lui vuole rimanere, quindi veramente, cioè, accontenta anche la piazza. È inutile dire che c'hai i tifosi dalla tua parte, però poi non li accontenti. Ma che discorsi sono? Ma no, a parte non credo ce li abbia come crede lui, ma poi Vlahovic... Visto lo dice ce li ha, che li accontenti, visto lo dice. Sì, vabbè, questo è quello che magari gli viene riferito, non so, poi anche fare queste percentuali mi sembra ridicolo, ma comunque diciamo che sono perso quello che volevo dire. Con te sono veramente amareggiato, ho già detto, io ho già espresso su Instagram il mio pensiero, io spero venda, oggettivamente spero che venda e non si senta più parlare di lui, perché per me ad oggi è la peggiore proprietà da quando vedo la Fiorentina. Io e con una siamo scesi in Serie C perché ci ha fatto fallire, capito? Sì, diciamo che le precedenti hanno avuto sicuramente degli aspetti negativi, delle conclusioni drammatiche, certo, soprattutto Cecchigori ovviamente, però insomma avevano anche fatto cose prima. Qui si è arrivati sostanzialmente col freno a mano tirato e è rimasto sempre con la questione del fatturato in ballo, e c'è questo fatturato che deve
crescere a quanto pare, non lo so, innaffiandolo, perché lo stadio non è che si possa pensare che uno taglia il nastro e dopo 5 minuti c'ha fatturato a livello, certo, del Real Madrid. Chiaramente va, esatto, alimentato, e va alimentato come si è detto prima, verosimilmente. Poi se questo la gente lo vuole capire bene, se la gente non lo vuole capire, affari della gente. Se la gente pensa che poi uno arriva, fa lo stadio come vuole lui, anche lì questo sarebbe un altro capitolo, sì, interessante. I va benisti, tutta apposta, queste terapiatisti del tifo che non criticano mai, va sempre bene. I giullari di corte, dai. Attaccano sempre i tifosi che criticano, definendoci gobbi, capito? Poi è quello il discorso. Sì, vabbè, questi poverini. Cioè, comunque, diciamo che poverini. Ragazzi, io queste cose le capisco, poi dici, ma canisco. Io sono veramente arrabbiato, Claudio. Sono veramente arrabbiato e non ho buone sensazioni, sì, per la stagione a venire. Non lo so, perché su quello, appunto, vediamo cosa riescono a inventare. Appunto, sul mercato, non so quanto budget effettivo possono avere. Non abbiamo Sartori, più che altro magari anche nelle abilità che possono avere per Adebordisso. Poi c'è sempre Gio Barone che comunque ha all'ultima parola, l'ultima voce in capitolo, quindi vabbè, diciamo che la fiducia è un po' quella che è, ma comunque insomma, è un po' il loro modus operandi, dai, loro sono bravi perché boh, non si sa perché devono essere bravi, ma perché Commisso ha inventato la media, sono bravi, e quindi siccome con la media come ha avuto successo, tra l'altro qua lo posso dire, io abito in Canada, ho amici negli Stati Uniti, fuori da New York la media non se la caga nessuno, parliamoci chiaro. Io vabbè, non so quanto, cioè sappiamo ovviamente dagli aggiornamenti che ci danno che è inutile da un 3 o 400 milioni di anni, una cosa del genere, 3 o 400 milioni di trimestri consecutivi, però ma sì, questo ma sì, mi fa piacere per l'American, però non incide sulla Fiorentina, quindi a un certo punto me ne frega anche il giusto, mi fa piacere che lui goda di floridità per quanto riguarda la sua azienda personale, che peraltro anche questo andrebbe specificato, lui non fa comunicazione, lui si occupa dei cavi, quindi non è che uno debba essere sorpreso perché magari non sa comunicare o non comunica bene, perché lui non è un comunicatore, quindi esatto. Questo è un altro inciso. Lui è abituato a fare, magari in America c'è più libertà, sicuramente c'è meno burocrazia, ci sono meno regole, c'è anche meno storia, quindi si può anche agire più liberamente su tante cose. Confermo, lui è abituato a fare a modo suo. Confermo tutto quello che hai detto. Esatto. D'altronde, paese che vai, usanze che trovi, non è che puoi venire in Italia, certo, e fare le regole tue. Assolutamente, questo è quello che lui pretende di fare, e con i procuratori, che ribadiamo, sono regole sbagliate, ma anche i veti che mette la sovrintendenza sono assurdi, cioè nessuno gli, esatto, dà torto su, sì, quello. Però ci sono delle cose da rispettare, cioè a quale pro, a cosa ti porta di vantaggio incazzarti, urlare, sbraitare, pretendere di affermare solo il tuo punto di vista senza scendere a compromessi, cioè cosa ti porta? A niente. Infatti, cosa ha portato? Lui è bravo, ha fatto i soldi con Vlahovic, non l'ha data vinta al procuratore di Torreira, parentesi, speriamo che ci siano margini per ricomporre comunque, perché poi il bene tecnico è la cosa importante. Sì, sono scettico, però il bene tecnico è la cosa importante, ma resti senza Vlahovic e senza Torreira, sei furbo? Non lo so, sarei anche furbo, sicuramente sei più debole. Poi è inutile ci viene a raccontare che con Vlahovic hai fatto un grande lavoro e senza Vlahovic siamo uguali, perché la media cosa si è ridotta da 2 gol a partita a 1. E questo è un altro numero, però naturalmente non l'ha citato lui perché non deponeva a favore del suo ragionamento. Cioè lui ci può anche dire che gli asini volano, però gli credono i tutta posters, come si diceva, e basta, che non è l'85%. Ma i tutta posters crederebbero anche che Cristo è morto dai sonno, però... Certo, qualunque cosa, basta che venga detta dal presidente e va bene, insomma, no? La diamo per vera. Perché ne ho visti tanti, nonostante la gente si apprendeva che anche oggi ero a vedere la live di Alessandro, ascoltare più che altro live di Alessandro, che saluto,
che dove c'era un sacco di gente che comunque giustificava e diceva diamo tempo, ma il tempo sono 3 anni, sono sempre i soliti pattern, i pattern, chiedo scusa per la parola inglese, no, perché non mi ricordo in italiano come si dice, cioè, il solito pattern, schema, e cosa c'è da dare il beneficio di dubbio, è sempre la solita cosa, ormai si sa come vanno queste cose, e chi lo prende... Poi si aspetta i risultati di campo, poi si aspetta gennaio. E chi lo prende in tasca siamo sempre noi, è tanto. Credo che si possa giudicare il mercato del 2015, ora che forse è andato in prescrizione, credo si siano già visti gli effetti. Forse il mercato del 2015 si può giudicare. Esatto, ma è come io e te che lavoriamo, diciamo, in accounts, queste cose qui, contabilità, amministrazione. Cioè, hai visto l'archivio, lo puoi, buttare, o comunque lo puoi togliere, lo puoi lo vedi, io non mi ricordo il parola in italiano adesso, lo puoi, la distruzione dei file in archivio può esserci dopo un tot anni, ormai il mercato del 2015 è in archivio da tot anni, quindi ne puoi parlare perché è già in fase di distruzione, capito? Però quello dell'anno scorso non si può perché è troppo presto, è ancora uno di quei file da non archiviare. Le aziende non vanno nelle coppe europee, quindi chiaramente non c'è il collegamento da un anno all'altro, tra un bilancio e l'altro, mentre nel calcio, giustamente uno può dire, Fiorentina è andata in Europa, bravo italiano e brava la squadra, però perché è stato tolto il più forte a gennaio, è stato sostituito solo parzialmente, poi con giocatori possono anche essere validi, perché io non boccio Ikoné e Cabral, però è chiaro che se li prendi a gennaio mi aspettavo molto di più da Ikoné come prontezza, però ci sta che debbano avere un periodo di ambientamento e penso che poi prossima stagione possano avere un impatto diverso, però fatto sta che questa stagione è andata bene, ripeto, però non è necessariamente un merito aver venduto il più forte, ti fa capire che l'aspetto tecnico viene dopo. È andata bene non certo per merito della società. Ma figurati, cioè, il merito della società è non averci fatto fallire a questo punto, perché a quello che ci raccontano, senza la cessione di Vlahovic, la Fiorentina rischiava il fallimento, quindi meno male. Spero che, insomma, non ci venga fatto presente che sono stati pagati magari i bollettini per l'iscrizione alla prossima Serie A, perché viene rivendicato di tutto. Ho sentito parlare di Ristov come contropartita per la clausola italiana come sacrificio economico, quindi non me lo ricordavo neanche più Ristov, sinceramente, oltretutto dato giocatore, quindi neanche sborsato, per cui cosa mi vuoi rivendicare, che hai rinunciato a Ristov? Va bene, bravo. Grazie per aver rinunciato a Ristov per avere un allenatore. Non so più che dire, perché ormai veramente ci stanno spacciando come senza Vlahovic saremmo falliti, ragazzi. Cioè, senza la cessione di Vlahovic saremmo falliti. Con o senza Vlahovic siamo uguali, non cambia niente. Io non posso pensare che uno lo dica credendoci davvero questa cosa. Quindi lascia il tempo che trova e per me basta, gli venga data ragione, come ho scritto. Gli venga data ragione e basta. A me non mi importa se perderò iscritti perché parlo male del presidente, ma è malafede, è obiettivamente malafede, secondo me. Secondo me disinteresse, non ha più entusiasmo, l'ha avuto fino alla vendita. Io penso che più o meno si vada in quella direzione, poi quando il Viola Park sarà finito, non vedo molta prospettiva. Poi dobbiamo patire fino a che Viola Park non è finita, allora. Poi dipende anche da presenza di compratori, poi immagino anche eventuali trattative per la cessione quanto debbano essere complicate, perché se tanto mi dà tanto, però penso che poi si vada verso quella direzione lì. Abbiamo avuto un presidente potenzialmente spumeggiante, potenzialmente, anzi, fattivamente molto ricco, anche se poi chiaramente uno ha i suoi paletti per poter investire, che non si è mai lasciato andare, non ha mai avuto l'entusiasmo per il lato tecnico e ha sempre avuto solo interesse per l'infrastruttura. Questo è. Poi, è venuto a rinforzare la sua squadra del cuore con due top player in quella maniera. Purtroppo sì. E poi ti anticipo già quello che eventualmente in un futuro prossimo, quando manderà il telegramma a Tenerani per annunciare la cessione della società,
ci sarà sicuramente chi lo rimpiangerà perché per colpa dell'amministrazione non gli è stato fatto fare lo stadio, e questo ha anche la sua parte di verità, perché filone politico non è sicuramente, non è che abbia fatto il bene della Fiorentina in questo senso, però è anche un po' povero a pigliarsi solo a questo. Nemmeno con le precedenti proprietà, ecco. Neanche con le precedenti, però ti posso dire, vivendo a 2 metri da Bagnaripoli, che sostanzialmente a Bagnaripoli stavo fatto tutto e di più, e lui questo non lo apprezza neanche, anzi mi risulta essere anche molto insistente nelle richieste, legittimamente, però come tipo di approccio, di atteggiamento, c'è la tendenza a dare tutto per scontato, tutto per dovuto, e questo, visto poi il paese qual è e quali sono le abitudini, insomma, non è il massimo della vita. No, ma infatti vita. Non parlavo di Bagnaripoli, parlavo più di Firenze, non ha mai aiutato sì, certo. Nemmeno della valle, ecco. Però Bagnaripoli ha un'amministrazione che è dello stesso colore di quella di Firenze e della regione, quindi infatti io penso sia più la persona che il colore, penso più sia la persona che il colore politico, cioè un sindaco competente contro un sindaco, insomma. Ecco. Francesco Casini l'ho conosciuto un po', è persona in gamba sicuramente, lo apprezzo più di Nardella, però insomma, a prescindere da questa preferenza, diciamo che lui è stato bravo e anche fortunato a beccare una situazione, una congiunzione poi anche di dinamiche, perché le elezioni regionali poi ci furono l'anno dopo rispetto all'arrivo di Commisso, quindi presidente uscente era Rossi, insomma era anche meno, come posso dire, meno agguerrito su determinate questioni, quindi dette tutta una serie di via libera, insomma, diciamo che ci furono condizioni particolari, ma non è la norma purtroppo questa, quindi se ti succede che ti viene fatto fare un qualcosa come quello, cioè apprezza che comunque ci sia stato un impegno in quel senso, invece no, è cominciata subito la guerra sull'altro fronte, poi lui, no, tanto per portarsi dietro il popolino, cioè tutte le uscite che ha fatto a livello pubblico sono... Come ci fa ripensare, se l'ideale. No, qua si va avanti un'ora, sì. Siamo già a 40 minuti, quindi direi che la chiudiamo qui. Chiaramente gli ascoltatori, i followers vedranno che sia io che Claudio non siamo veramente soddisfatti della situazione, né tantomeno della conferenza stampa, anche se era ampiamente diciamo plausibile, altamente sì. Plausibile la conferenza stampa sarebbe stata in quella maniera. E che dire, preghiamo, no, non lo so, nel senso, una recita senso unico con domande preregistrate mandate il giorno prima, mandate alla spicciolata a grappoli e naturalmente filtrate e selezionate. Questo è il modus operandi, insomma, che ha utilizzato la Fiorentina. Questo non so se tutti lo sapevano, comunque insomma, in realtà è abbastanza di dominio pubblico, c'era tanto per specificare. Tanto l'hanno accusato, lui si è sentito offeso, c'era un personaggio politico che tra gli anni in Italia, tra gli anni 20 e gli anni 40 faceva le interviste così senza il contraddittorio, però io non voglio continuare perché sennò poi come Maurizio Mosca per direttissima potrei essere già in galera subito, capito? Non mi avventuro in queste però cose. Però io personalmente non mi dissocio da quello che ho detto ora, però mi fermo. A parte tutto, poi abbiamo detto c'era anche una condizione di salute che magari suggeriva modalità più soft, resta l'inutilità però del tutto, perché potevamo fare una conferenza normale, magari Gio Barone in quanto braccio destro, insomma, di Commisso. Sì. Allora, chiudiamo qui, grazie mille Claudio, probabilmente dividerò i video in due perché c'era già un video di una mezz'oretta, quello dell'altra volta, sì. Questo è 45 minuti quasi, direi che dovrò fare un po' lavoro di tagli e cuci, ecco, magari. Va bene, tanto poi immagino ci siano altre puntate di questo show a breve altri temi, quindi poi insomma ci sarà modo di parlare anche di altri. Chiamare i canali canadesi, dovrei chiamare i canali polemico perché io sono di vena molto polemico. No, ma quello anch'io, poi ci mancherebbe, poi cioè, lo riconosco di esserlo, non solo in ambito calcistico, anche nella mia vita privata, però insomma, essendo la Fiorentina una cosa a cui tengo particolarmente, poi
insomma, esprimo anche le cose in modo un po' rude a volte, però certo. Questo va bene, è... ti ringrazio Claudio e ti auguro una buona serata. Grazie a te, buona serata. E ci vedremo nei prossimi, probabilmente ci sentiremo e ci vedremo nei prossimi giorni per novità, perché ho paura che ci saranno, paura o temo ulteriori novità non positive, visto che ci sarà anche la conferenza di Pradet tra qualche giorno. Dai, io non so, voglio provare a pensare positivo e voglio immaginarmi qualche nome nuovo dal mercato, per esempio Vicario, secondo me sarebbe ma non modo giusto per partire. Mandragora Schaufen, però ragazzi. Ah, lasciamo perdere, l'alternativa a Torreira, secondo me non ce ne sono a quei prezzi. Ma Demme è buono, ma non è comunque a livello di Torreira. Ah, senti, a Napoli ha giocato sì e no, poi credo sia 92, anche più vecchio. Quindi visto che anche l'età conta... Certo, tra Mandragora, Demme e Schaufen prendo Demme, sinceramente, tra quei tre. Ah, più esperienza, 91, 31 anni, so, era vecchio Berardi l'anno scorso, immagino Demme. No, ma infatti... Demme gli fanno fare il dirigente. A Torreira devono prendere, però, tra l'altro oggi è uscita anche la voce che è stato proposto dal suo agente dell'Ofeo alla Fiorentina. Ecco, lui lo prenderei veramente volentieri, dell'Ofeo. Sì, dell'Ofeo, sì, mi è sempre piaciuto e... Penso si sia rilanciato e non sia da Udinese, con tutto il rispetto. Quindi. Cioè, ecco, l'ultima cosa... Va pagato, c'è questo problema, va pagato. Esatto. Di Belotti, cosa... Cioè, te Belotti, secondo te, sarebbe adatto da affiancare Cabral e a fare questo dualismo? Sì. Oppure... Però io lo adoravo quando era più giovane, che pensavo potesse essere molto meglio di quello che poi è stato. Poi mi fece vincere un fantacalcio, vabbè, l'anno in cui fece 26 gol al Torino, però giocatore che in Serie A insomma ci sguazza molto bene, ha superato i 100 gol, quindi diciamo che potrebbe anche essere allettato volendo, insomma, dalla Fiorentina. Secondo me può essere anche un dualismo giusto prendere un giocatore comunque con esperienza ma non strafenomenale, perché secondo me Cabral può avere anche prospettive magari migliori se mantiene, soprattutto per motivi di modulo, perché secondo me Belotti non è un giocatore da 4-3-3, da un modulo a una punta, è quello il problema, che diciamo che mi tiene un po' scettico, onestamente. Tanto insomma ci abbiamo visto un po' chiunque al centro, quindi ci potrei vedere bene anche Belotti. Ci abbiamo visto Hohorin, ci possiamo vedere insieme con Belotti. Lui a Torino i primi anni giocava con gli Aic e gli Agofalchi, che erano tendenzialmente trequartisti, non proprio esterni, però insomma, Nico e Coné possono anche ricordarli, volendo. Quindi, sai, dipende... Anche lì, però, c'è da pagare per l'ingaggio, quindi vediamo se... C'è questa cosa qua, purtroppo per la gloria mi sa che non gioca nessuno, quindi no, neanche esatto. Perché qui c'è il Ponte Vecchio, per cui... mi sa che va pagato. Secondo i fiorentini... Quelli anche di Popolino, appunto, sì. Firenze è il centro di mondo, il Rinascimento non è mai finito e la gente dovrebbe essere onorata solo di poter giocare sotto il Ponte Vecchio e il Palazzo Vecchio, capito? Assolutamente, c'è anche chi, se gli vendessero il Ponte Vecchio, ti direbbe il Ponte all'Indiano è meglio, per dire. Poi questa è una citazione, però insomma, tanto per chi fa il rapporto con Torreira, quel meglio bianco. Ok. Grazie mille Claudio, ci sentiamo in questi giorni, una buona notte. Ciao Gabe, buonanotte, a presto. Buonanotte, ciao.